Presidente Fico, voi avete definito Renzi un pifferaio magico, non credete alla sua rivoluzione copernicana? Ma non ci crediamo, no, per un motivo strano, non ci crediamo perché giriamo il paese tutti i giorni e sotto la sua presidenza non è cambiato assolutamente nulla, anzi è peggiorato e le persone in questo momento sono molto più sofferenti che nel passato. In gennaio in Parlamento c'è un'agenda fitta, legge elettorale, riforma del Senato, poi subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Voi escludete qualsiasi collaborazione con la maggioranza? No, noi diciamo solo che vogliamo un Presidente della Repubblica che al primo punto metta l'anticorruzione, un Presidente della Repubblica che sia rappresentante non dei partiti ma di tutti i cittadini onesti che ogni mattina si alzano per lavorare e pagare le tasse che mantiene questo Parlamento. Noi vogliamo un Presidente della Repubblica che rispetti le istituzioni e le istituzioni però sono i cittadini e di conseguenza sia garante di tutti i cittadini italiani. Voi per scegliere il vostro candidato farete le quirinarie, una consultazione in rete, ma proporrete una rosa di nomi e tra questi ci potrebbe essere anche il candidato del PD da sottoporre al giudizio dei vostri elettori? Di tutti questi argomenti ne parleremo dopo Capodanno, dopo le feste, adesso diventa solo chiacchiericcio. Matteo Cortese, GR1.